Costavano 20 euro o 15 o 19.
negozio tipo cinese, con un sacco di roba. Era enorme il negozio di Shue. Da noi, da me più piccolo, il negozio di Shue, invece nel centro commerciale dove siamo andati, era lontano da casa ed era enorme questo negozio. C'era anche risparmio casa. Volevo andarci, ma abbiamo girato tutto di Shue perché era enorme. Abbiamo perso un po' di tempo e non siamo più andati da risparmio casa perché alle 8 era chiuso. Però era bellissimo il centro commerciale. Bello, veramente bello. L'ho già usato sto pantalone, ha già un po' il filo tirato. Però è bello. Io gli ho detto, ma è trasparente, prima di comprarlo 5 euro l'ho pagato. Io ho detto a mia madre, ma è trasparente. Lei mi ha detto, mettiti il burka. Nasconditi, mettiti il burka. Se questi sono trasparenti, tanto si vede l'intimo sotto. Ma almeno io ce l'ho l'intimo. Se si vede, almeno ce l'ho, vuol dire che ce l'ho. È un pochino sì trasparente, in controluce si vede il sotto. Però io le metto per stare in casa, quindi nessuno vede niente. Per uscire i pantaloncini non mi piacciono. Sono gusti, ognuno fa quello che vuole con la propria vita. Sono belli comodi, li ho già indossati con le tasche, belli larghi. Sono veramente larghissimi, ci stanno due persone dentro, taglia unica. E sono molto molto corti, ovviamente, pantaloncini. Avevo anche quelli rosa del Lidl, ma non so più dove sono. E quindi questi 5 euro in offerta, in saldo, come anche le calze e come queste cose in offerta, ho preso cose utili, questa la uso. I pantaloncini li ho già usati e le calze le uso d'estate. Quelle nere con le righe le posso usare magari anche d'autunno, ma che tanto sono lunghe. Le altre sono più corte, quindi solo d'estate va bene. Avrei voluto comprare quelle camicie, avrei voluto comprare la maglia di Friends, però non voglio riempirmi di mezze maniche. Non voglio comprare cose inutili, che ho già l'armadio pieno di roba. Di vestiti, di maglie, di pantaloni, di calze, scarpe, magari un paio di scarpe un pochino alte, che non siano zeppe, ma che siano un po' comunque eleganti, tra virgolette, estive, mi piacerebbe averle, perché di scarpe invernali ne ho, stivali, eccetera.